Oggi diventa hub di Ryanair, è solo un inizio, ci sono 3 rotte nazionali, altre rotte che fa ITA, stiamo investendo molto sull'aeroporto di Reggio Calabria. Poi mi rendo conto, no, che quando si lavora c'è sempre qualcuno che dice: ma perché non si è fatto anche qualcos'altro? Dateci tempo e l'aeroporto di Reggio diventerà un aeroporto strategico per tutta l'area dello stretto, capace di attrarre anche l'utenza della Sicilia orientale. Da qualche parte bisogna iniziare. Abbiamo iniziato, credo, nel modo migliore, facendo diventare Reggio Calabria un hub di Ryanair. L'accordo è un accordo triennale. È previsto che ci siano alcuni voli per la summer, altri voli per la winter. Quello che è molto positivo è che Ryanair si è innamorata dell'aeroporto di Reggio Calabria. Appena li ho incontrati qualche mese fa non era così, perché nell'immaginario collettivo l'aeroporto di Reggio Calabria non era un aeroporto da sviluppare, e ha deciso di farne un proprio hub. Quindi sicuramente nei mesi e negli anni che verranno potremmo avere ulteriori sviluppi di questo accordo. Noi dobbiamo puntare sul turismo, e allora collegare la provincia di Reggio e la Calabria con punti turistici importanti della Spagna, dell'Inghilterra, della Francia e della Germania significa renderla raggiungibile ai turisti da tutte le parti d'Europa. E poi abbiamo potenziato anche rotte nazionali che abbiamo ritenuto importanti, come Torino, Venezia, Bologna. Attenzione, perché i vettori aerei sono aziende, per cui mettono le rotte laddove ritengono di poter riempire gli aeromobili. Quindi sono molto contento che loro abbiano individuato queste rotte, perché evidentemente ritengono che molti turisti possano venire da queste zone d'Europa in Calabria attraverso l'aeroporto di Reggio Calabria. Si avverano quelle che sono state negli ultimi tempi le affermazioni e le predizioni, chiamiamole, del Presidente Occhiuto, che insieme all'onorevole Cannizzaro hanno lavorato moltissimo affinché questo aeroporto di Reggio Calabria ritorni a rivestire quel ruolo importante che ha avuto nel passato, e lo avrà ancora di più oggi, perché Ryanair rappresenta la chiave di volta di una nuova apertura, di un nuovo mondo che apparirà qui a Reggio Calabria. Finalmente si concretizzano tante di quelle cose dette e ridette, e diciamo pure che molti cannibalismi che ci sono stati nel settore vengono oggi meno, così come verranno meno oggi tutte quelle dicerie che prima qui nella nostra provincia, nella nostra regione, non si fanno, sono tutte affermazioni. Non è vero, l'onorevole Cannizzaro ha detto e ha mantenuto, il Presidente Occhiuto ha detto e ha mantenuto, non possiamo che auspicarci un momento e una ripresa della nostra cittadina nel migliore dei modi.